Abbiamo 20 minuti per recuperare le moto, fare due lavoretti modello Scottish e poi si parte per questa seconda giornata. Ieri è stata decisamente impegnativa. Ci siamo fatti fregare un po' dal tempo, nella gestione del tempo. Non abbiamo considerato che poteva esserci accumulare ritardo. Siamo mossi come squadra, ma effettivamente bisogna essere molto più veloci e dinamici. Vediamo oggi come va. Le zone saranno più dure, quindi ci proviamo. Vediamo. Questo è il paddock. Non manca nessuno.
Dani, si fa facile, tutto a guidata, sì. Vale? Vino quello lì, Era appena bravo. Thank you.
sicuramente più fatica a piedi che in moto. Porca paletta, ragazzi. Mamma mia. Ale? Morto di inizio zona. Puttana. Ma proprio all'inizio, appena partito, ma il primo sasso. No, ma ha fatto impressione al ginocchio, quando l'ha appoggiato. Mazzo. Che coglione. Io ho fatto la partita della Madonna e ho Sai cosa mi è sembrato, Ale, te? Andavi troppo veloce. Perché a 100 all'ora, ma quando vai veloce così, non riesci a finire, gli ho fatto tutto bene. José invece è partito lento. Dando gas, dando colpi di gas. Io? Sì. E ti sei incartato sui primi due cosini lì. Primo lì, sì. Ma proprio. Fa Talbi? Uno. Mi tocca le pedali contro una posizione. Sti passaggi del cazzo. Vedi, io sono più magro, le pedane non mi toccano. Figa che fatica. Sono arrivato su bene, ho preso là le pedane. Per esempio quando ti si blocca la moto. Io sto guidando proprio male queste ultime zone, cioè no, male le braccia. No, io mi diverto tantissimo. Bravo! Faccio andare la moto, mi piace proprio. Sono belle, wow, io sono belle, anche a me piace. Mazzo, che bello. A me no, non mi piace, non so. No, proprio far andare la moto. Perché fate fatica? Vi fermate, cercate lo spaziettino. Cazzo, qua è sempre l'allerta a dire ok, sono in ritardo, benissimo, mi muovo ma vado avanti e cerco un'altra traiettoria. Così bisogna leggere queste zone. Io entro manco me ne ricordo, figurati. Sì, sì, improvviso. Improvviso, ma prova a entrare anche con quello spirito lì, cazzarola. Fame che è questa. Lasciamo qua lo zaino. Lasci qua? Sì, perché si torna giù. Jesus Christ. Grazie. Yeah.
che ricalcata lì. Codeo. Prima ecco, come... Il piede, hai messo il Yeah.
normale. Visto? Dai, allargala. Sì. Vai! Continua ad andare. Dove sei salito, no? Dove sei sceso? Thank you.
io so solo che sono arrivato là e ho detto vado. Che hai da avere? Non mi ricordo. 6 e 5. Ah sì, non ti fa sudare con la telecamerina. Hai bisogno, Thomas? No. Cosa hai bisogno? No, niente. Gino, andiamo a consegnare? Copri qua. Aspetta Albi che passo fuori davanti a te. Olè. Come ragazzi, contenti di oggi? No. Okay. Sì, dai. Bene. Stanchezza com'è? Male la schiena. Eccoci, finita la seconda giornata, è stata una giornata veramente positiva, non ho preso punti di tempo, nessuno del nostro gruppo, e zone bellissime, veramente un trial bello, da assolutamente da venire a provare questa gara, bisogna esserci per capire la bellezza di questi luoghi e le difficoltà di queste zone. Ormai da noi in Italia girare nell'acqua, nei torrenti, è un qualcosa di estremamente complicato, tranne forse a Lombardia, siamo un po' fortunati. Ma qui, cioè, 80% zone tutte nell'acqua, i torrentelli che sono onnipresenti in queste montagne a ridosso dei Pirenei, veramente bello. Quindi da fare, da rifare assolutamente. Poi abbiamo avuto la fortuna quest'anno, mi dicevano che il meteo è particolarmente clemente perché è 3 giorni di sole pieno, quindi direi che meglio di così non poteva andare. Molto bene, un saluto e ci vediamo domani per la terza giornata.